ben ti voglia, le prospettive dello stabilimento di Taranto non sembrano entusiasmanti, stando a quanto emerso stasera da questo confronto molto interessante. Ma perché sostanzialmente c'è una fuga dalle responsabilità da una parte, dalla parte pubblica, dai governi e dalle istituzioni che la toccano sempre con paura, nascondendo le mani. ArcelorMittal è stata messa nelle condizioni di andar via dalla rimozione dello scudo penale, adesso la reintroduzione divenendo pubblica ha un sapore quasi ridicolo, significa che le emissioni, se l'azienda è pubblica, sono buone, se l'azienda è privata invece sono nocive. Ecco, io credo che i lavoratori e i cittadini vadano trattati con maggiore rispetto per le loro intelligenze. Quale può essere una via d'uscita da questo stallo? Ma la gestione di uno stabilimento siderurgico va fatta da chi ha il management, che ha la capacità di gestire la produzione dell'acciaio. Non si inventano i manager della siderurgia, e bisogna prendere quanto c'è di meglio nel mondo. Io credo che ArcelorMittal per un periodo ha rappresentato questa fase nonostante gli scetticismi iniziali, poi ha abbandonato tutto quando il governo ha scelto il consenso nelle varie elezioni locali e nazionali piuttosto che dare responsabilizzazione appunto a questo produttore d'acciaio. Bisogna investire nelle tecnologie più nuove, non è immediato, ma dopo il 2026 si potrà ragionare di idrogeno. Esistono produttori anche italiani con le tecnologie chimiche per trasformare la plastica non riutilizzata in rifiuti, e bisogna continuare con il piano ambientale nato tra il 2017 e il 2018 e ragionare sui dati. Su quello bisogna decidere se una fabbrica inquina o no, e bisogna ricondurle tutti gli inquinanti allo stabilimento in questione. Taranto è stata la concentrazione di più aziende inquinanti, molto spesso dietro Ilva si è tolta la responsabilità a tante altre aziende. Ecco, ma le prospettive di una tecnologia quasi ad impatto zero sono a lunga scadenza. Nel frattempo forse bisogna anche preparare la città ad una transizione che comporterà dei ridimensionamenti dolorosi. Ma in realtà Ilva ha già subito un ridimensionamento doloroso, non lo si dice, si sono utilizzati gli ammortizzatori sociali, si sono messi sostanzialmente a confino migliaia di lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Questo significa già, immaginate cosa significa vivere con l'assegno della cassa integrazione, significa già aver scelto il degrado, le difficoltà, e invece bisogna lavorare per una prospettiva vera che non sia di per pochi occupati e che sia dia un ritorno ovviamente di sostenibilità ambientale ma anche di sviluppo per il territorio. Da allontanare lo spettro di Bagnoli. Esattamente lo spettro che abbiamo vicino, ancora si parla tanto di bonifiche, le bonifiche ancora sono molto lente, e io ho sempre pensato che bisogna responsabilizzare i produttori sulle emissioni, e per cui le bonifiche bisogna sempre farle quando gli impianti sono in marcia, altrimenti dopo tutto è perduto. Dall'80, da quando è stato chiuso l'impianto di Bagnoli, solo un terzo di quel territorio è stato bonificato, lasciando un deserto di disoccupazione e camorra. Ecco, io mi auguro che su Taranto ci siano altre scelte.